Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me ad un evento dedicato all'edging, quindi seppia e calamaro con le esche artificiali dalla riva. Vi faccio vedere un po' come si svolge l'evento, vi faccio conoscere qualche amico, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Venite con me, andiamo, dai! Io ringrazio tutti i ragazzi, no, che vengono e dico qualcosa all'inizio, però in questa occasione volevo lasciarvi prima a voi la parola per dare una sensazione prima e dopo l'evento. Se qualcuno vuole fare un commento su questo ritrovo, che è un semplice ritrovo tra appassionati, mi farebbe molto piacere avere un feedback anche dalle persone che sono venute già a qualche evento scorso, no? Come Angelo, che non riesco a vedere. Angelo, tu sei venuto, questo è il tuo terzo raduno, no? Se sei venuto per la terza volta ad un evento organizzato, qual è il motivo principale che ti ha spinto? Il motivo principale è l'amicizia che sto avendo con varie persone molto molto diverse l'una dall'altra, che prima quando andavo a pescare da solo non c'era. E in secondo luogo, i tipi di pesca che mi state insegnando e i posti nuovi che sto iniziando a visionare. Davvero, davvero ti ringrazio per le tue parole. Facciamoci un applauso e poi partiamo. Grazie ragazzi, sì, con una mano perché siete impegnati. Allora, il messaggio che deve passare oggi è il messaggio che io cerco di portare ad ogni evento. Sono tre punti fondamentali che ci spingono a venire e a partecipare a questi eventi. La passione per la pesca, no? Che è quella che ci fa svegliare presto la mattina, anche se sono le 4, non ce ne frega. La passione è più forte, quindi ci fa pesare meno la levataccia. Poi ecco, è l'amicizia, come dicevi tu, che ci lega a questo evento e ci fa andare avanti, mi dà anche la forza, l'energia di organizzarne sempre di più in posti diversi. E poi è la condivisione di queste esperienze. Noi con Planet Spin siamo partiti dal web e grazie a questi eventi, grazie anche a voi che oggi sarete parte, no, di questo evento, poi verrà condiviso sui social e si allargherà sempre il bacino di utenza, soprattutto per arrivare alle nuove generazioni di pescatori come il nostro Vincenzo, che trovo qui oggi, a cui noi dobbiamo fare un grande applauso e soprattutto anche al papà che l'ha portato qua, no? Quindi ragazzi, il messaggio che dobbiamo dare oggi è la pesca è anche aggregazione e voglia di stare insieme in amicizia, perché nell'immaginario collettivo il pescatore è quella persona, no, che vediamo sempre un po' in disparte, solitaria, quindi raggruppare 20, 25, 30, ora non so quanti siamo oggi, 30 persone qui a pesca è un grande successo secondo me che abbiamo raggiunto grazie a, diciamo, ad ognuno di voi. Quindi sono io che vi faccio un grande applauso, grazie ragazzi. Grazie. L'evento è cominciato questa mattina alle 6:30, il tempo di fare una colazione insieme a tutti gli amici presenti al raduno, e questo è un po' lo spot, vediamo come si presenta. Oggi la condizione di mare è, diciamo, ottimale per la pesca ad edging,
anche se veniamo da giorni, anzi settimane, di cattivo tempo che non ci ha permesso né di pescare né tantomeno erano le condizioni ideali, quelle giuste per permettere l'avvicinamento di dei cefalopodi. Però comunque oggi le condizioni sono al meglio e noi ci stiamo provando. Questo è un ottimo spot. Come sta andando? Sto scandagliando il fondale. Approfitto di questi metri in più in acqua che... Sì. Anche se stamattina ci ha un po' dato fastidio il sub che ha fatto una bella presa di polpi, esatto, nella zona. Ci ha tolto tutto quello che c'era, però. Speriamo che sì, spero che ci ha dato la possibilità di far rilasciare, abbia lasciato qualche cosa anche per noi. Vediamo di incuriosire qualche sub. Sì, effettivamente questo qua è un punto che ti permette, anche senza i waders, di recuperare qualche metro in più sulla distanza almeno. Il fondale qui è sabbioso, tipicamente sabbioso, con forse qualche zona 18, sì, ciottolosa, però alla fine a portata di lancio penso che si arrivi intorno ai 2 metri, massimo 2 metri e mezzo di profondità, quindi comunque è una zona che si presta all'utilizzo delle esche artificiali, degli edgy, anche senza l'utilizzo di piombatura ausiliaria. Penso non ci sia tanto bisogno di piombo. L'occasione del raduno di questi eventi in genere è anche l'occasione per conoscere nuovi amici, no? Oggi abbiamo con noi anche Riccardo. Ciao ragazzi. Che è amico di un grande amico che oggi ha pensato di fare altre cose. Approfittiamo per salutarlo, il nostro amico Stefanuccio. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Guardaci dal web, la prossima volta ti vogliamo con noi. Un abbraccione, caro. Fasi iniziali della battuta di pesca, no? A ridosso dell'alba, ai campi di luce, dove vengono consigliati solitamente i colori più accesi come il rosso, l'arancione. Nel momento in cui sorge il sole, io personalmente preferisco utilizzare con colorazioni dell'acqua chiara, trasparente, come in questo caso, colorazioni naturali. Quindi passo da colorazioni accese a quello che è una imitazione, no? Del pesce foraggio presente in zona, e vado su colorazioni simili che richiamano un cefalotto, una sarda, e spero in questo modo, ecco, di richiamare, di ingannare qualche seppiotta che si trova nella zona di pesca. Facciamo ancora qualche lancio. Grazie a tutti di aver partecipato a questa bellissima ritrovo, qualche gara di amici, ci stiamo divertendo, ho conosciuto tanti amici e bravi pescatori e brave persone prima di tutto. Grazie a Luigi, organizzazione perfetta. Ma grazie a te Alfonso, questo qua ti ripeto è l'occasione anche per iniziare un discorso di amicizia, no? Oltre che di soprattutto pesca e di competizione, perché oggi non è una giornata competitiva.
E nonostante tutto, oltre 30 amici hanno accettato l'invito, si sono messi in gioco. E ci proviamo ancora per qualche oretta, vediamo come va. Qualche cattura è già stata fatta. Sì. Vediamo come va questa giornata. Ok. Buon divertimento ancora a tutti. Allora, siamo con Giovanni, che viene da? Giuliano. Da Giuliano, che fino adesso... Siamo a metà del nostro evento, ha catturato un paio di seppioline. Due seppie. Primo lancio, prima seppia. Secondo lancio, seconda seppia. Secondo me, vedendolo anche pescare, noto che comunque tecnicamente ha qualcosa da dimostrare. Cioè non è un novizio della tecnica. E poi da parte sua ho visto che avendo i waders riesce a recuperare quei 5-6 metri sul lancio, che in alcune condizioni, come in questo caso, dove le seppie magari si mantengono un po' più distante, sì, può fare la differenza. L'hai notato anche tu sta cosa? È importantissimo, me l'aspettavo, e infatti ho fatto dei lanci lunghissimi e alla prima cercata subito hanno mangiato. L'hai sentito in canna? Sì. Va bene, ancora complimenti per le catture. Vediamo come va alla fine della giornata. Buon proseguo a tutti, ragazzi. A ringraziare tutti voi, io penso sia stata una bella giornata vissuta in spensieratezza, in amicizia, e questo diciamo è un piccolo successo, no, che abbiamo ottenuto tutti grazie a voi e alla vostra sportività.